Ciao a tutti ragazzi, questo è il video, oggi siamo su Crash, vedi quanto guarda, iniziamo a time, avevo messo Crash, per sbaglio, ok, ho rimesso Coco. L'ultima volta ragazzi avevamo completato i livelli invertiti del mondo 7, del mondo 8, anche chiamati Dimensione Erebus e Orbit di Bermuda. E di cui tra l'altro ragazzi ho completato i livelli al 100%, qualche giorno fa, quindi ho registrato già tutte le clip di complete in cui completo i livelli invertiti fino a atterraggio d'emergenza, ma ho intenzione ragazzi di farvi di caricarvi i video compilation in cui completo i livelli invertiti che per l'appunto non avevamo completato da prima, quando per l'appunto erano completati tutti, quindi ho intenzione di caricarvi gli ennesimi episodi di completamento quando avremo finito tutti i livelli invertiti. Ora, oggi ragazzi ho intenzione di registrare tre episodi, siccome la scorsa volta avevo registrati tre, ho intenzione in questi tre episodi di completare almeno tutti e tre i livelli del nono mondo e iniziare quelli del decimo. Ora, spero di non dover impiegare un livello, di non fare un livello episodio. E andiamo subito con i livelli invertiti della dimensione Neox, detta anche la dimensione di Neon City. Ora, ogni filtro, come sapete, ormai la sapete a memoria, l'antifola, hanno un filtro diverso, sono tutti specchiati, a seconda del mondo c'è un filtro diverso. Ora, questo filtro qui mi sa tanto. Una volta ci ho dato solamente un'occhiata, ma non l'ho mai iniziato, sa tanto di sì. Questo è il filtro subacqueo, ragazzi, siamo all'Atlantide, no scherzo. Ah, quindi è tutto più lento qua. In Crash Band nel quinto mondo tutto era andato avanti veloce perché eravamo tipo a mo' di videocassette. Eravamo a mo' di videocassette. Non mi viene il nome, di videocassette anni 30, dei film andati avanti veloci. Qui invece è tutto rallentato perché siamo sott'acqua. Ah, ma che bello! Ok, adesso naturalmente quindi mi triggererò non poco a completare questi livelli al 100% invertiti perché per l'appunto già mi triggeravo andando piano, mi triggererò ancora di più andando lenta. Perché quando mi rincoglioniscono la velocità dei movimenti vanno in tilt. 2, 3, ma tutto comunque, ecco. La velocità per tutto rimane pressoché quella, infatti, ecco. Oddio, questi! Datemi le casse, signori robottini. Già siete programmati male, però datemi almeno le. Ecco, grazie mille. Come al solito, ragazzi. Vabbè, però il verso delle maschere, tra virgolette, è normale. E anche la velocità di quando moriamo è rimasta la stessa. Allora, vai, vai, vai. Ok, posto. Perché a me quando triggano quando mi cambiano la velocità dei movimenti, che la allentino o che la velocizzino, mi triggero sempre perché cambio. Io sono abituata a saltare con un certo tempismo, cambiandomi il tempo dei movimenti si rincoglionisce tutto. Ok, comunque è molto figo sto filtro. Sì, fa un po' venire male agli occhi e probabilmente voi dallo schermo del tablet non state vedendo un cazzo. Sicuramente non state vedendo un cazzo perché c'è una luce allucinante. No. No, non mi viene a esplodere addosso, sti robottini kamikaze. Con questo filtro vedo pressoché nulla, non vedo assolutamente, vedo poco che niente, ve lo dico quindi se anche voi non vedete un cazzo, fidatevi, è la stessa cosa anch'io, non vedo niente. Ok, comunque meno bene o male mi ricordo il livello. Oh, tra l'altro ho raccolto un altro paio di reliquie perfettamente insane. Tutti i livelli dell'orbita di Bermuda ho preso e in tutti i livelli della dimensione Oedipus. Se non sbaglio mi manca solamente il livello di Dingodile, se non sbaglio, dovrebbe aver preso tutto. Il problema di questo filtro che non mi fa vedere le cose è che rischio di mancare le casse. Allora, Akano, ciao Akano. Ok, adesso. Ok.
allora aspetta. Allora, qui ci sono tizi con le TNT. Ecco, tipo i robottini che hanno in mano le TNT, sembra che abbiano in mano le nitro. Vieni qua. No, così qua, cazzo. Vabbè. Volevo fare la tecnica era quella di farli partire assieme. La tecnica era quella di farli partire assieme, così quando li spaccavo e hanno... quando esplodevano, esplodevano entrambi. Attenzione, ci sono. Ok. Ci sono! Signori, ci sono. Ci stiamo avvicinando alla fine. Sento che stiamo andando pianissimo perché per l'appunto è tutto rallentato con sto filtro. Vai. Oh, ok. Vai! E vai, ce l'ho fatta! Ok, di qua. Oddio mio! Ce l'ho fatta per il miracolo! Vai, siamo a 2 gemme Bumpa. Ok, ci siamo. Adesso, se non sbaglio, proprio se non ricordo male, mio Dio... Se non ricordo male adesso, ecco, c'è il bonus, poi c'è l'aninoli e poi abbiamo finito. Allora, checkpoint. Perfetto, ragazzi, io so già che da quando riguarderò i video non si vedrà un cazzo perché è ultra luminoso col filtro subacqueo. Allora, Kupuna wa, signori. Allora, vediamo, questo qui è uno, a me piace... C'è una cosa che mi trigga però adesso, che quando vado, ecco, che quando rallento il tempo vado veloce normale. Neanche deficiente, ho fatto una cazzata, raga. Quando rallento il tempo vado a velocità normale, mentre quando vado normale vado a rallenti. Ragazzi, ho fatto una cazzata, ho spaccato la cassa che mi serviva per tornare indietro. Beh, vediamo se dopo ce la faccio. Oppala! Cioè fanno i contrari, fanno andare veloce normale quando... Ma va, caghe. Allora, aspetta. Adesso ci sono queste. Ah no, c'erano le nitro, giusto. Vado, dai. Però mi servirà comunque la cassa. Li facciamo. Che poi dopo col filtro subacqueo, forse sono una mia impressione, ma è il pure rallentato, cioè pure più basso il suono. Che ricoglionita che sono. Cioè mi triggia sta cosa, cazzo, non potevano rallentarmi ancora di più i movimenti quando rallenti il tempo? No. Allora, aspetti. Papà! Ok, sono stupida. Dopo dobbiamo ricordarci, ragazzi, di stare attenti quando saltiamo sui bus perché... Non so se ve lo ricordate, un episodio l'avevamo finito che mi mancavano letteralmente due casse per completare questo livello al 100%. Solo che sono saltata male. E questo 100% stava alla... queste ultime due casse stavano alla fine, proprio lì a fianco. E solo che io le ho mostruosamente mancate. Perché... No! Mannaggia per poco! Le ho mostruosamente mancate quell'episodio perché andando a Galletti mi impappino anch'io. Mi manca la voglia di parlare da Galletti. Stavo dicendo... Se vi ricordate, ragazzi, avevamo completato un episodio con questo livello, tuttavia le ultime due casse che dovevo prendere per arrivare a gemme di completamento stavo proprio alla fine del livello e io le ho palesemente mancate, malamente, anzi mancate, saltando.
Ah, maledizione. Fatto. Madonna, ragazzi, che lentezza. Abitanti di Atlantide, meno lenti la prossima volta. Non siamo ad Atlantide, siamo a New City, ma ok. È perché siamo sott'acqua. Ho preso tutto, in teoria sì. Ok, ci sono, Ma porca troia! Mannaggia, terza volta, oh, quanta volta, anzi, quanto tentativo! Ce la possiamo fare! Ma magari con sto filtro che andiamo piano riesco forse a non morire in modi troppo triggeranti nel livello A di punta, che è il prossimo livello. Ok, io vado veloce normale quando ha letto il tempo, in compenso per le tiri vanno ancora più lente, meno male. Ma porca troppo! Ce la possiamo fare, ragazzi, io ho detto che non voglio fare un episodio di livello, al massimo posso concederlo ai livelli dell'ultimo mondo, quelli del nonno no, grazie. Madonna, ragazzi, che lentezza, ti trasmette lentezza sto livello, ma letteralmente. Però all'inizio esplodo sempre in modo istantaneo. Dai, Cocco, ce la possiamo fare entro fine giornata. Mi triggerò, poi dopo mi triggerò perché le cose le so fare ma non riesco a farle. Davvero, adesso devo rallentare il tempo perché altrimenti andiamo, impieghiamo 100 anni solamente a spaccare una cassa. No, le. Se sono queste. Ma io mi sento una rincoglionita, ma veramente, ti rincoglionisce sto filtro. Oddio mio, non pensavo che dei filtri potessero essere così coppiscatole. Uno, due, tre, perché sono lentissimi, se no, ecco. Oddio mio, ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta dopo 7 morti stupide! Sono lenti pure i Boompa ad entrare nella barga, figurate, vedete, guardate voi! Ok, momento di Lani Loli! Mamma mia, si è rincoglionita la grafica con sto filtro! Ok, attenzione signori! Ok, allora aspetta. Ok, posto. Siamo alla fine, ne mancano 4. Adesso 3. Allora. Ok, sì, qui il primo era da prendere a far apparire il secondo. Ok, sì. A finire che non vedo le casse e mi suonano. Non mi dico, cazzo, suoni! Mio. Allora, adesso ce ne sono due lì. Due, che una è una cassa normale e una è una cassa che fa esplodere il nitro.
Aspetta, adesso. Oh, ce l'abbiamo fatta. Dopo 15 minuti, ma ce l'abbiamo fatta. Mi rallenta pure a... Ci ha detto pure l'animazione di completamento. Oh, tutto meno la gemma nascosta, naturalmente. Futuro o passato? Attenzione, abbiamo sbloccato la skin. Che qui le gemme per sbloccare la skin, se non sbaglio, sono salite a 9. O a 10. Penso a 10. Mi pare a 10. Sì, mi pare che siano salite a 10 le gemme per sbloccare le skin. Andiamo a vedere la skin nuovissima di Crash. Eccola, la madonna che figo. Oddio, sembra un personaggio degli anime, ragazzi, con sti capelli strani. Va bene. Ok, ok, adesso è il momento di spuntino. Ora di punta, ma non cambia tanto se metto Crash o Coco, perché tanto si usa quella di Godai e poi Tauna. Sentiamo l'audio delle voci com'è. Sarà tappato, tipo, con le orecchie tappate. Avete presente che quando parlate e vi tappate le orecchie sentite tutto tappato? Ecco, sarà così. Per appunto che è come sentite sott'acqua. Sentite tutto tappato con sott'acqua perché avete le orecchie piene d'acqua. O meglio, l'acqua sta lì che vi blocca le orecchie. Propriamente non entrano nelle orecchie, ma non entrano dentro i timpani perché, boh, cose. Non mi ricordo, per una questione che ti devi impegnare per farti entrare l'acqua nelle orecchie bene, proprio che vada dentro il timpano. Devi fare la capriola famosa. Vediamo se questi geni sanno almeno affumicare. Ecco, lo sapevo che era così l'audio. Comunque, sì, perché... Sì, avete presente quando voi andate sott'acqua è tutto tappato perché naturalmente ci avete il... le orecchie tappate dall'acqua, ma per farvi entrare bene l'acqua dentro le orecchie non fatelo mai perché è veramente fastidioso, dovete fare tipo la capriola. Ok, poi dopo quanto controsenso il fatto che io riesca ad aspirare e a saltare nell'acqua. Ah no, vedi che fa la scia dell'acqua. Quanto controsensata sta cosa. Ok, devo ricordarmi che ragazzi c'è una cassa nascosta qui da queste parti. Magari con sto ritmo lento riesco a non morire mai. Vediamo se sono così scema da morire a rallenti. Minchia, dovevo fare solo una cosa, puntare il mucchio di casse. Ecco, là c'è una nitro. Ma che bello il suono dell'esplosione. È bellissimo il suono dell'esplosione. Ok, adesso questo qua c'è una TNT, ok. La cosa che rompe veramente, ragazzi, questo pezzo con Digo Dai sono i droni alla fine. Ti seguono carichi di nitro come se non ci fosse un domani. Allora, qui c'è una cassa. Eccola qui. La cassa trigger che per quella. E per quella non arrivi al 100%, ragazzi. Quella è proprio una classica tipologia di cassa che non ti fa arrivare alla gemma di completamento. Madonna che mia! Aku aku, vai così. Allora, posso aprire una catena di locali. Ecco, la velocità degli audio delle frasi non è alterata dal filtro. Infatti non lo era neanche nel filtro del quinto mondo, che tutto era mandato avanti veloce. Solo i suoni interni a livello, tipo voci di Aku Aku, erano alterati. Sono un franchising, quindi posso aprire un ristorante in aeroporto? Beh, da questo punto di vista forse potrebbe aiutarmi il filtro che rallenta tutto per prendere la... Relica perfettamente insane. Perlomeno in questo livello, forse mi può aiutare in questo livello, ma... Probabilmente in spuntino veloce uso il filtro normale. Lì c'è uno con la cassa. Mai dimenticarselo.
Oddio, stavo per cadere come un ebete. Di solito qui si muore investiti dalle cose, non... Allora, c'era gente di là, ok. Questi spazzini mi stanno sulle scatole. Là c'è uno con la nitro prontissimo a venirci incontro quando andiamo là. Là a sinistra, non so se l'avete visto. No, sicuramente, perché con sto filtro si vede un cazzo. Cioè, io già lo so che non si vede un cazzo nel video. Nick, che bello quando col Digo Drive spacchi tutto così. Allora, andiamo di qua. Ovviamente lentissimo. A stronzo! Minchia, l'ho mancato. Merda, via adesso. Via! Posto. Siamo sopravvissuti! Oddio, vai. Una cosa ancora più ironica, sapete quale sarebbe? Morire per mano dell'elettricità. Sott'acqua, che teoricamente dovrebbe fulminarci tutto quanto attorno a te, perché per l'appunto siamo sott'acqua e se passa la corrente nell'acqua tutta l'acqua si elettrifica. Ok, vai. Ok, adesso dobbiamo andare verso sinistra. Io sono abituata a ricordarmi che si va verso destra, ma perché è tutto specchiato. Ecco gli infami con le nitro, stronzi. Adesso, mannaggia, ecco là ce n'è un altro infame. Ma sì, vabbè. Aku Aku, grazie mille. Alla fine di questo segmento, ed è dato dopo questo pezzo, cioè alla fine del segmento, macro segmento con Dingo Dial, c'era nel livello normale una gemma nascosta, che qui sicuramente non ci sarà. Perlomeno sta sicuramente dall'altra parte. Mannaggia, ok, mia che ho. Ma se apro una catena di ristoranti perché non vi sta nel mio futuro? Oh, mi fa male la testa. Mica, ho fatto fuori tutti i droni meno l'ultimo. Ecco, lì teoricamente c'era la gemma nascosta una volta, do un'occhiata solo. No, non c'è niente, non c'è niente, vi fido, non c'è niente. Ok, momento di tavola, signori. Qui dovremmo stare attenti quando scivoliamo sulle rampe a prendere le casse, perché... Soprattutto ai, ecco, i robot bidone. Che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera. Ok, posto. Quanto utile il rampino di tavola da quando ho imparato ad usarlo. Siamo a 2 gemme. Bumpa, 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 bumpa. Ma la fisica, rispetto alla fisica è gioco strano. Tutta gallenti lei, woohoo! Io ragazzi spero di vedere le casse quando ci saranno da prendere mentre corriamo sui binari, perché... Sui binari! Non so più come chiamare ragazzi i pali su cui andiamo, pali! Li chiameremo pali! Ok, signori, ci sono. Non ci sono. Non ci sono. Oh, adesso ci sono. Allora, adesso qui dovrebbero iniziare ad esserci le casse. Ecco, che sui binari, tra virgolette.
Minchia, se sei sulla profondità va a quel paese con il filtro acquatico. Ok, ci sono. Ciao, no ragazzi, non ci vorrei di hot dog, anche se sicuramente sarà buono al gusto di carne. Carne all'acqua, sapete quanto buona? Prendete un würstel e lo inzuppate. Prendete un pezzo di pane, un würstel, li pociate e tirate nell'acqua, avete l'hot dog a gusto di acqua. Sai che buono? Ok, ci sono signori. Ok, minchia. Anche questi sono dimenticati di cambiare il simbolo della cassa, ma sono dettagli. Adesso qui dobbiamo scambiare binario. E ok, ho preso tutto. Ok. Ok, sarà il primo pezzo con il traffico. Oh mio Dio, l'incubo. Due casse mi... No, ma che due casse? Quasi meno 100 casse, raga. Porca troia! Pensavo, ci stavo credendo nel prendere la reliquia. Niente, niente, raga, niente. Allora, non dimentichiamoci qui le casse che... Ecco. Io malamente ho dimenticato la prima volta che abbiamo fatto il livello, eh. Ok. Mannaggia, però la gemma di morte la posso avere, signori, no? Ok, grazie per i Boompa. Questo qui. Al prossimo che passa, ecco, vai! Minchia, raga. Quanto stiamo andando lenti. Basta, vai! Dai, non mancare nessuno, Taola, mi raccomando. Cioè, io non devo mancare nessuno, più che altro. Adesso arriviamo che c'è un mucchietto di TNT qui, se non sbaglio. No, più avanti. Ecco, e mentre che arriva... Ecco, adesso c'è il mucchietto qui di TNT bello. Peo, giusto per farti godere. Vai! Non si vede niente, signori, già lo so, non si vede niente assolutamente nel video. Beh, perlomeno potete sentire Taola. Ok, siamo a meno 100, ragazzi. Siamo a meno di 100 casse rimanenti. Riusciremo ad avere almeno la gemma di morte e la gemma di completamento in soprattutto. Ok. Ok, eccoci. Pum! Vai, allora, vediamo qui com'è tutto. Allora, uno. Sulla seconda fila, signora. Aspettate, perché mi dimentico gli schemi qui, aspetta. Oh, ma niente gemma di morte. Fanculo. Maledetti.
Oh, grazie. Sono riuscito a prenderlo. Allora, questo qui, quello che arriva si prende. Vai! Oh, ce l'abbiamo fatta! Cioè, per una morte non arriva la gemma. No, dai, che cazzo. No! 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 Che cazzo ho mancato? Cosa cazzo? C'ho il dubbio adesso, non è che non ho mancato un mucchietto proprio qui, eh? Aspettate, mi ammazzo. Non è che ho mancato proprio un mucchio qua, eh? No, non c'è niente, raga, ma che cazzo ho mancato? Io signori non capisco! Ma che cosa avevo mancato, domanda? Cioè, non ho capito. Vabbè, non ho intenzione di provare per questo livello perché mi sta antipatico. Cioè, questo livello proprio mi sta antipatico. Non lo riproverò nel prossimo episodio perché mi sta antipatico questo livello. Quindi lo completerò off camera. Poi nella clip scoprirete che cosa ho mancato. Io non sto capendo veramente che cosa abbiamo. Quali casse io abbia mancato. È cascato qualcosa. Ma dai, ma perché? Ma perché gioco? No, io sinceramente comunque non sto capendo cosa cazzo ho mancato. Allora, aspetta. Che qui c'è traffico. Io non capisco cosa ho mancato, mi sembra di aver preso tutto. Cioè, ho mancato quasi 30 casse. E probabilmente ha dei pezzi di Godai, ma non so cosa. Cosa ho sbloccato? Ecco, appunto, mi manca una gemma per sbloccare la skin. Va bene. Che frustrazione quando non trovi le casse, veramente la frustrazione. Ok ragazzi, dopo questa delusione finale direi di fermare l'episodio e di proseguire nel prossimo con completamento dell'ultimo livello di questo mondo.